I morti sono tanti e in più città dell'Egitto, difficile contarli in una sola giornata sotto la minaccia dei militari entrati in azione all'alba per sgomberare con ferocia le manifestazioni non autorizzate che da giorni i fratelli musulmani imponevano in più piazze del Cairo per chiedere il reintegro del loro uomo, il presidente Mohamed Morsi, deposto e arrestato dai militari agli inizi di luglio. Fonti giornalistiche dicono che i morti contati in tre obitori del Cairo sono almeno 124, cifra alla quale bisogna aggiungere un cameraman di Sky News e una giornalista di Gulf News uccisi negli scontri. E poi 17 vittime nella provincia di Fayoum, 5 a Suez, 8 a Minia, 6 militari e 4 agenti attaccati in una caserma del Cairo. Al momento la macabra conta è di almeno 166 vittime. Per l'emittente islamica Al Jazeera invece i morti sono almeno 300. I militari tendono al ribasso. Inoltre si ha notizia di 3 chiese copte incendiate e di un attacco armato alla biblioteca di Alessandria ad opera di fratelli musulmani. Solo il tempo dirà cosa si è veramente consumato oggi in Egitto. Di certo quella di oggi è una pagina nera per la storia recente del paese. Il vicepresidente ad interim Mohammad El Baradei si è dimesso. Il pugno duro dell'esercito si è fatto sentire con la proclamazione di un mese di stato di emergenza a partire da oggi e con il coprifuoco in più regioni dalle 19 alle 6 del mattino successivo. È lo stesso esercito che ha deposto il presidente Morsi. Nel mezzo c'è la popolazione egiziana delle piazze. Prima ha creduto in Morsi per chiudere con il regime di Mubarak e poi ha sostenuto l'esercito quando si è accorta della deriva islamista dello stesso Morsi, sempre più incline ad imporre la legge coranica ad un paese che non è solo musulmano, ma allo stesso tempo è strategico per i rapporti con l'intero Islam.